nostra vita quotidiana, ovviamente non sono sentite le parole. Come si intuisce dalla schermata iniziale, oggi si parlerà di Giovanni Bellini e fondamentalmente si parlerà anche della differenza tra quello che è stato il Rinascimento fiorentino o perlomeno toscano, la scuola, se vogliamo, toscana, e la scuola che noi chiameremo poi veneta. In quanto nelle due città, nei due luoghi che erano a capo, dove queste città erano a capo, si svilupperanno nello stesso ambito dell'umanesimo e del Rinascimento, tra il 400 e il 500, due scuole che avranno delle caratteristiche comuni per quello che riguarda i concetti generali rinascimentali, ma espressivamente e figurativamente diverse. Allora, Giovanni Gentile Bellini, scusatemi, nasce a Venezia 1435. Egli è figlio di un altro pittore, ovviamente attivo quando lui comincia a imparare a dipingere, che è Jacopo Gentile, di cui vediamo un'opera. Riconosciamo ovviamente ancora dei forti influssi tardogotici, ma fino a Giovanni Bellini il mondo artistico della Repubblica Veneziana era ancora legata a questi influssi tardogotici e quindi Jacopo, il papà di Giovanni, ne era ovviamente influenzato anche lui, cioè si dipingeva ancora così. Bisogna dire che oltre a essere figlio di Jacopo Bellini, Giovanni Bellini è anche fratello di un altro pittore, Gentile Bellini, più o meno nato a poca distanza da Giovanni. Ovviamente è molto diverso da Jacopo Bellini, ma comunque rimane ancora in un ambito celebrativo e con uno spessore differente rispetto a quello che avrà invece Giovanni Bellini, parliamo dal punto di vista artistico. Comunque, nei primi tempi della sua carriera, Giovanni Bellini lavora con il padre e il fratello nella stessa bottega. Poi Andrea Mantegna sposerà la sorella di Giovanni e di Gentile Bellini, Nicolosia, e quindi nasce una sorta di conoscenza e sodalizio tra Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, erano cognati e in qualche modo si influenzarono più o meno a vicenda. Comunque sicuramente nell'opera di Giovanni Bellini si riescono a riconoscere anche influenze di altri artisti più o meno coevi o precedenti, come Piero della Francesca per quanto riguarda il rigore prospettico e la luminosità dei dipinti, oppure le tinte morbide utilizzate da Antonello da Messina, che conobbe quando Antonello da Messina, nei suoi numerosissimi viaggi, fu a Venezia. Ebbe una carriera folgorante, perché riuscì a diventare il primo pittore ufficiale della Repubblica Veneziana, anche se questo in tarda età. Abbiamo quindi affermato che Giovanni Bellini in qualche modo è stato in parte influenzato anche da Mantegna, anche se Mantegna, pur essendo dell'area veneta, aveva però appreso molto dall'ambito fiorentino, mentre Giovanni Bellini inaugurerà una stagione del tutto diversa, che poi porterà gli altri artisti successivi a sviluppare, quindi una raffigurazione molto personale e diversa da quella fiorentina. Ecco, anche Giovanni Bellini dipingerà un'orazione nell'orto, similarmente a come aveva fatto Mantegna poco tempo prima.
Le due interpretazioni sono abbastanza diverse per le scelte compositive e per i colori. Da un raffronto diretto possiamo cogliere, così a prima vista, le grandi differenze. In quella a sinistra di Andrea Mantegna, i personaggi, gli elementi fondamentali, anzi l'elemento fondamentale rimane sempre l'uomo. Il paesaggio, anche se in Mantegna comunque è robusto, è più che altro uno sfondo, non i due elementi, paesaggio e persona umana, figura umana, rimangono fra di loro separati in qualche modo. Mentre in Bellini la cosa è diversa, la figura umana è ben delineata, ma è fusa con il paesaggio, fusa e in qualche modo fa parte dello stesso paesaggio. Soprattutto possiamo vedere come, d'altronde facevano la gran parte degli artisti fiorentini, lo spazio anche dove vengono inserite le figure umane è in qualche modo circoscritto. Mantegna nel suo dipinto crea una sorta di barriera, cioè delle montagne che chiudono lo spazio, come se volesse circoscrivere lo spazio entro cui poi inserire le figure stesse. Mentre vediamo che in Bellini il discorso cambia, il paesaggio ha una importanza a sé stante, non c'è una chiusura, riusciamo a vedere anche l'orizzonte lontano. Oltre a questi aspetti di carattere più generale, cerchiamo ora di rilevare un attimo anche le differenze nei dettagli. Innanzitutto, ambedue pongono la figura di Cristo su delle rocce, ma la roccia di Bellini è molto più morbida ed è levigata rispetto a quella invece rappresentata da Andrea Mantegna. Ha i bordi arrotondati, smussati. Fra l'altro ha una inclinazione. Ecco, lungo questa inclinazione, che quasi disegna una diagonale, compositivamente Giovanni Bellini posiziona tutti i personaggi, anche gli altri tre apostoli che sono un po' più in basso. Sono un po' più in basso e Bellini li rappresenta in una posizione molto più comoda e meno raccolta di quello che aveva fatto Andrea Mantegna precedentemente. Anche nel dipinto di Giovanni Bellini c'è Giuda con i soldati che l'accompagnano per catturare il maestro, ma mentre in Mantegna era una folla di soldati anche ben delineati sulla strada, nel dipinto di Giovanni sono invece poco significative, sono delle piccole figurette anche in numero molto limitato, è quasi soltanto una citazione, non hanno quasi nessuna importanza all'interno della composizione generale di tutto il dipinto. Ma come dicevamo precedentemente, forse il vero protagonista dell'intero dipinto è proprio il paesaggio. Paesaggio che si attiene molto di più al vero rispetto a quanto raffigurato da Mantegna. Infatti, anche Giovanni Bellini posiziona sulla cima di collinette, però, e non della montagna alle spalle di Gesù, su due collinette, due centri abitati. Questi centri abitati, ma sono molto più simili a dei centri abitati reali, non sono citazioni di antichi monumenti o una città inventata come aveva fatto Mantegna, perché Mantegna voleva fare delle citazioni dotte. Qui invece siamo nella raffigurazione quasi realistica di centri che probabilmente erano parte del paesaggio veneto abituato, che Giovanni Bellini era abituato a vedere.
Osservando il borgo che è sulla collinetta a sinistra, vediamo appunto come Bellini rappresenti effettivamente i vari edifici che dovevano essere lì sistemati, e che sono degli edifici semplici. C'è un brani di mura nella vegetazione, più in basso ci sono altre case sparse, e ancora un altro dettaglio. Vediamo che in basso, al paesotto, i fianchi della collina sono erosi dalle acque e si sono creati dei calanchi, quindi un paesaggio veramente molto realistico. E qui a destra vediamo, anzi qui nell'immagine, vediamo l'altro borgo posto sulla collinetta a destra di Gesù, di cui si intravedono le varie case sparse, qualche edificio pubblico importante, un campanile e anche dei brani di mura che corrono lungo la collina. Tra le due colline, Bellini sistema un'ampia vallata, che fra l'altro è percorso anche da un fiume. Ricordiamo che anche Mantegna aveva raffigurato un fiume nei pressi della roccia su cui pregava Gesù, ma qui il fiume di Bellini effettivamente è molto più verosimile, è molto più realistico all'interno del paesaggio ed è molto più credibile. Inoltre, la stessa vallata è percorsa da numerose strade, alcune si inerpicano sulle colline per raggiungere i vari borghi, altre si perdono in fondo nella vallata. Bellini poi fa un altro tipo di operazione, questa volta sulla luce. Perché in fondo, oltre la linea di orizzonte, lui raffigura una luce rosata che è quella dell'aurora, cioè dell'alba. Questa luce rosata, inoltre, investe anche le nuvole che solcano il cielo, illuminandone i bordi dello stesso colore rosato. La luce dell'aurora illumina, fra l'altro, anche le case più in basso della cittadina che si trova a destra, alcuni lati delle torri delle mura, la torre cilindrica e l'altro blocco di edificio che è in parte illuminato e in parte in ombra, essendo la luce, il sole, molto basso e quindi fa ancora ombra sugli edifici. E sicuramente fa brillare di questo colore rosato anche le mura di cinta della cittadina, che invece si trova a sinistra, e anche alcune pareti degli edifici stessi, ma soprattutto illumina e rende visibile l'angelo, che sembra puro spirito, che è in alto di fronte a Gesù mentre gli sta offrendo il calice della passione, perché ricordiamo che questo è il momento in cui Gesù, nella notte prima, prega e sa che il giorno dopo verrà catturato dai soldati e poi crocifisso. E quindi il calice della passione. Quindi il sole sta sorgendo, alcuni elementi del paesaggio, della vallata, delle collinette cominciano a illuminarsi, mentre la gran parte del resto del paesaggio è ancora in ombra, è rappresentato ancora con colori abbastanza freddi. Ed è proprio questa la grande novità. Per la prima volta in pittura nel Rinascimento, Giovanni Bellini fa un'operazione, quella di rappresentare non una luce qualunque, ma quella di raffigurare un momento preciso della giornata. È l'alba, e l'alba appare in questo modo. La luce non è quindi una luce
irreale o piuttosto che diffusa, senza individuazione dell'ora, del giorno o del momento. No, è effettivamente una luce atmosferica. Ed è questa una delle grosse novità nella pittura rinascimentale, soprattutto sarà proprio una di quelle caratteristiche che vedremo poi svilupparsi ancora meglio, ancora di più, tra tutti i pittori dell'area veneta successivi a Giovanni Bellini. Insomma, Giovanni Bellini farà scuola per questo aspetto. Ma se osserviamo per intero il dipinto e non soltanto quindi il paesaggio che si perde in lontananza, vediamo che c'è un'altra fonte luminosa. Questa volta è una fonte luminosa che non viene da oltre l'orizzonte, da oltre la linea di orizzonte, che è quella atmosferica, ma viene da un'altra, da un altro lato. Precisamente è posizionata da Giovanni Bellini alle spalle di Gesù, alla nostra sinistra. Infatti possiamo vedere, capire questo da alcuni elementi, come ad esempio l'ombra che Gesù proietta a terra e dal fatto che la stessa pietra è ben dove Gesù si inginocchia è ben illuminata, così come sono illuminati da una luce che proviene da sinistra gli apostoli dormienti. Ma se osserviamo più nel dettaglio gli elementi che sono investiti dalla luce, come in questo caso la figura di Gesù, ma anche le altre parti che sono investite da questa luce, oltre alla direzione, dobbiamo notare che questa luce ha anche un colore. È un colore dorato. Lo capiamo perché sulle pieghe del manto azzurro, in particolar modo, i riflessi più chiari, quindi i punti che sono colpiti dalla luce, il cosiddetto punto di brillio, non è bianco come uno si aspetterebbe o ha un azzurro più chiaro, ma assume una vera e propria colorazione dorata. Una colorazione dorata che ritroviamo come una sorta di nebbia che pervade tutte le altre parti, sia della figura di Cristo che delle parti del paesaggio illuminate da questa luce. Ed è proprio la luce che nella parte bassa, quindi nella parte dalla metà del dipinto in poi, quella che appunto proviene da sinistra e che ha un colore, che riesce in questo modo a unificare e a rendere un tutt'uno l'intera scena, personaggi e oggetti o elementi. È come se ci fosse una sorta di nebbia colorata che riesce ad unificare visivamente tutti gli elementi, li rende partecipi di un tutt'uno, anche se sono elementi molto diversi, dalle figure umane alle rocce, alla natura, agli altri elementi. Anche questa sarà una delle caratteristiche che verrà poi completata, continuata, perseguita dagli artisti veneti. Cerchiamo di comprendere ora come Bellini abbia risolto il problema della profondità, dello spazio profondo. Non ha sistemato molte costruzioni o elementi rettilinei che potessero aiutarlo posizionare degli indicatori prospettici, quindi poiché sono tutti elementi naturali poco adatti ad una prospettiva lineare, Bellini si trova in una certa difficoltà che lui risolve egregiamente, perché sistema una serie di elementi che portano l'occhio dell'osservatore a percepire la profondità, e queste sono innanzitutto le strade che si dipartono e hanno andamenti sinuosi lungo tutta la vallata, e ovviamente poiché allontanandosi si diventano sempre più piccole, ecco che l'occhio le individua come indicatori prospettici. Poi l'altro elemento
non si sa se consapevole o inconsapevolmente, ma probabilmente consapevolmente, è quella che noi chiameremo prospettiva cromatica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'occhio umano percepisce i colori arretrando e avvicinando gli elementi che hanno appunto determinati colori. Pertanto, quei colori che sembrano avvicinarsi all'osservatore vengono detti salienti, mentre quei colori che sembrano allontanarsi dall'osservatore vengono detti rientranti. Pertanto, se noi guardiamo con attenzione, in primo e primissimo piano noi troviamo dei colori caldi e questi sono proprio i colori che in qualche modo oggi in gergo tecnico si direbbe sparano, cioè sembra danno la sensazione che gli elementi colorati che hanno quelle tonalità vengano più avanti, siano più avanzati, mentre tutta la vallata e buona parte del paesaggio è invece raffigurato con colori freddi, appunto rientranti, e questi sembrano allontanarsi dallo spettatore. Fra l'altro, gli elementi intermedi tra il primo piano e il fondo, andando verso l'orizzonte, vengono sapientemente dosati da Bellini con tonalità intermedie tra quelle calde e quelle fredde. In questo modo, Bellini riesce a dare la sensazione di profondità nonostante la quasi mancanza totale di indicatori prospettici rettilinei. Comunque non mancano anche altri elementi, come ad esempio l'andamento sinuoso del fiume, la cui acqua in questo caso è molto più credibile di quella raffigurata disegnata, dipinta dal Mantegna, dove nella stessa acqua si riflette e fa ombra anche un ponticello, ad esempio, oppure alla destra nostra, sotto la roccia dove sta pregando Gesù, Bellini sistema anche uno steccato fatto di arbusti, rami d'albero intrecciati. Questa volta sono degli elementi rettilinei che contribuiscono appunto a dare la sensazione di profondità. Passiamo ora ad un'altra opera di Giovanni Bellini, che meglio spiegherà altri aspetti della sua opera e della sua pittura. Si tratta ancora di un'opera devozionale, come possiamo vedere, è la pala dell'incoronazione. Questa pala in realtà è composta da diversi elementi, di cui quello che vediamo è soltanto l'elemento centrale. L'episodio sacro a cui fa riferimento Giovanni Bellini è l'incoronazione della Vergine Maria da parte di Gesù Cristo. Questo aspetto, ovviamente, questo fatto, questo episodio, normalmente non veniva rappresentato che avveniva sulla terra, ma nell'alto dei cieli, perché l'incoronazione di Maria avviene dopo la sua ascensione al cielo. E invece Giovanni Bellini rende questi personaggi vivi e vegeti e appartenenti alla terra. E come suo solito pone i personaggi stessi di tutta la composizione immersi in un verde paesaggio caratteristico del Veneto. È una riconversione dell'episodio stesso. Diventa il tema quello della sacra conversazione, che era un'opera devozionale in cui normalmente si vede la Madonna con il bambino in braccio, attorniata da santi e dotti.
come se stessero conversando tra di loro. Abbiamo già visto qualche opera nella, del Rinascimento fiorentino di questo tipo. Questa volta però, a differenza dell'altra tavola che abbiamo visto precedentemente, Giovanni Bellini unisce alla prospettiva cromatica anche quella di una prospettiva rigorosamente geometrica, perché introduce nella sua composizione anche degli elementi architettonici in qualche modo, una pavimentazione, tutto il trono e così via, che gli permettono quindi di raffigurare e di darci alla vista anche quei benedetti indicatori prospettici di tipo lineare. Quindi in qualche modo ci fa vedere e intuire quella che si chiamerebbe la scatola prospettica, entro la quale, come una sorta di stanza priva di una parete e che noi riusciamo ad osservare, all'interno della quale sistema tutti i personaggi. Come possiamo osservare, al centro dell'intera scena è posta un trono. Su quest'unico trono che vediamo siedono da un lato la Madonna e dall'altra parte Gesù Cristo. La seduta del trono è praticamente allo stesso livello della linea di orizzonte, cioè dell'altezza dell'osservatore. Questo che sta a significare che l'osservatore è posto molto in basso, prospetticamente parlando. Ce ne possiamo rendere conto perché sui due bordi del trono abbiamo le due linee orizzontali della cornice che separa la parte bassa dalla parte alta dello schienale. E di seguito ai due elementi paralleli al nostro occhio ci sarebbero gli altri due elementi, la continuazione della cornice a 90 gradi, che dovrebbero andare a chiudersi nel punto di fuga che è evidentemente posto esattamente al centro tra i due personaggi della Madonna e di Gesù. E questi appaiono in realtà in linea con gli elementi orizzontali, quindi è lì che c'è la linea di orizzonte. Bellini pone Gesù che guarda la madre, lei di fronte, e la sta incoronando, mentre la madre, la Madonna, ha le braccia incrociate e la testa china, mentre socchiude anche gli occhi. A destra e a sinistra abbiamo i santi, Gerolamo e Francesco a destra e Pietro e Paolo a sinistra. Tutti quanti sono disposti anche a ventaglio, come in una sacra conversazione. Tutti i santi hanno un libro in mano e chiudono gli occhi e chinano anche leggermente la testa. All'infuori di San Paolo, che è il personaggio più vicino all'osservatore, quello con la spada, che invece guarda fisso davanti a sé. In alto vediamo la colomba, che è il simbolo dello Spirito Santo, circondato da cherubini di colore rosso vivo, mentre sia a destra che a sinistra, disposti in maniera simmetrica, ci sono angeli che sporgono dal bordo delle nuvolette in cielo. Quando abbiamo parlato dell'introduzione dei personaggi all'interno di paesaggi, anche in questo caso, che sembrerebbe contraddire ciò che è stato detto prima, anche in questo caso invece abbiamo la rappresentazione di una natura, di un paesaggio, un bel paesaggio, che si apre alle spalle dei vari personaggi. In parte i personaggi in piedi impediscono la vista oltre di loro, tanto più che la linea di orizzonte è molto bassa
Ma Bellini trova questo stratagemma che sicuramente gli è venuto dall'osservazione di Antonello da Messina e sicuramente dalle esperienze della pittura fiamminga. Opera in realtà nella massa posteriore al trono, nel fondo del trono, lui opera una finestra, una finestratura quadrata. Quasi un quadro nel quadro. E in maniera molto minuziosa rappresenta appunto una rocca delle costruzioni. Probabilmente si tratterebbe della rocca di Gradara che era stata acquisita da poco dagli Sforza, che erano signori di Pesaro. Che in realtà erano i reali, i committenti dell'opera, dell'intera opera. Della Rocca, Bellini ci offre una visione, si può dire, per restringimenti successivi. La prima grande cornice è quella dei bordi dell'intera tavola, esterni, i bordi esterni. C'è una seconda cornice che è rappresentata dai bordi del fondale del trono e poi un'ulteriore cornice rappresentata dai decori intorno all'apertura. Quadrata. È come se lui ci conducesse per piani successivi, anzi attraverso un cannocchiale, a guardare esattamente su quel paesaggio che in questo modo qui viene a essere focalizzato e a diventare uno tra gli elementi fondamentali dell'intero dipinto. Non è soltanto, non sono soltanto i due personaggi sacri, ma anche il paesaggio che per il pittore, per come ha realizzato l'intera tavola, hanno lo stesso peso figurativo. Per quello che riguarda poi la volumetria, sempre a differenza dei pittori fiorentini, che raffiguravano i loro personaggi attraverso un uso molto corposo del chiaroscuro, tralasciando o comunque poco importandosi dei colori e delle colorazioni, Bellini riesce a dare ugualmente corposità, anche se non ha questo accentuato chiaroscuro, come ad esempio Masaccio, piuttosto che Piero della Francesca. Ma dà corposità, dà volume alle sue figure attraverso l'uso sapiente dei colori e della contrapposizione dei colori. È da notare che anche qui c'è una luce che investe tutti i personaggi ed è una luce con una sua colorazione, si chiama appunto pittura tonale questa qui, che investe tutti i personaggi, è come se tutti i personaggi avessero questa sottile nebbiolina colorata e quindi il rosso, il blu o il bianco assumono tutti quanti una colorazione vicino ad un unico colore predominante. Andiamo adesso ad ammirare un'altra opera molto particolare di Giovanni Bellini. L'opera è chiamata La Madonna col Bambino e Santi, ma è anche detto il Trittico dei Frari, in quanto si trova appunto in una chiesa dei frari francescani a Venezia e si trova ancora lì. È un trittico, il che significa che è un'opera composta da tre tavole distinte e separate. E fortunatamente è ancora conservata nella sua versione originale, una grande cornice dorata che inquadra le tre tavole. Che cosa fa Giovanni Bellini? In qualche modo integra l'architettura della cornice con la scena che invece è dipinta e rappresentata da lui. Quindi è qualcosa che insieme è spazio concreto e reale perché la cornice ha un suo spessore, un suo volume e rappresenta uno spazio vero e proprio.
poi c'è un altro spazio, che è lo spazio dipinto, che è l'esatta continuazione dello spazio reale. E in qualche modo spazio reale e spazio dipinto si fondono in un unico spazio che possiamo chiamare spazio figurativo, ciò che appare agli occhi dell'osservatore, un unico spazio. Ma un unico spazio generato da uno spazio concreto, tangibile, e da un altro in qualche modo illusorio. Quindi la cornice ha un suo spessore, una sua profondità, è organizzata come una sorta di serliana tridimensionale. Ricordiamo che la serliana è quell'apertura a tre fornici, a tre finestrature, di cui due laterali sono di forma rettangolare, in quanto sono troviamo dei pilastri o delle colonne sormontati poi da una trabeazione rettilinea, mentre quella centrale, la finestratura centrale, è ad arco. I pilastri che la delimitano sostengono un arco. Poiché questo ha una sua profondità, questa cornice, quello che sarebbe l'arco, sarebbe solo l'arco, diventa una sorta di voltina, piccola volta a botte, mentre quello che sono i due fornici di tipo rettangolare con una trabeazione orizzontale diventano delle veri e propri soffitti piani. Se andiamo ora ad osservare i pilastri, questi pilastri sembrano dei pilastri compositi, cioè hanno un'anima centrale quadrata a cui, sulle cui facce poi sono sovrapposte delle lesene, cioè dei piccoli pilastrini lievemente sporgenti dall'anima centrale. E quindi in questo senso lo possiamo vedere anche dai capitelli, che appunto si incrocia il capitello dell'anima centrale, che è più grande, di tipo corinzio, con il capitello della lesena, che invece è più piccolo e si sovrappone a quello più grande del pilastro centrale. Insomma, una vera e propria architettura elaborata. A questo punto, per quello che attiene allo spazio figurato, che cosa fa Giovanni Bellini? Completa uno spazio che in qualche modo è già esistente, lo completa e lo rielabora, perché nella zona centrale lui raffigura una sorta di catino absidale, incurva la parete di fondo. E questo gli dà modo anche di sistemare un catino absidale, che sarebbe la parte sommitale. Incurvando crea un abside alle spalle della Madonna, sormontato da un catino absidale che non sarebbe altro che un quarto di sfera. Per quello che riguarda il tipo di decorazione sia della parete curva che del catino absidale, mantiene una sorta di drappo alle spalle della Madonna, e quindi questo drappo è la decorazione della parete curva, mentre il catino absidale viene rappresentato come se fosse incastonato di tessere di mosaico dorato in onore, in osservanza, richiamando i catini absidali delle chiese di Venezia, che erano fatte proprio in questo modo, ricordiamo San Marco a Venezia. Sul catino absidale vediamo campeggiare anche una scritta. Questa scritta inneggia all'Immacolata Concezione di Maria, che è un tema caro ai francescani committenti dell'opera. Sotto il catino absidale, quasi a coronamento, siede la Madonna con il Bambino.
sia la Madonna che con il bambino rivolgono la loro attenzione alla loro alla nostra sinistra. Il bambino ha il corpo rivolto verso sinistra, mentre la Madonna ha gli occhi, anche se il viso è frontale, ma gli occhi guardano a sinistra. La Madonna poggia su una sorta di base ottagonale con tre gradini, anch'essi di forma ottagonale, che le fanno da coronamento, mentre sia a destra che a sinistra troviamo due angeli che suonano. A destra e a sinistra, nelle due campate rettangolari, abbiamo quattro santi, due per lato. Tutti e quattro guardano verso la Madonna, tranne uno. Si tratterebbe di San Benedetto, guarda all'esterno e ha in mano un libro aperto, mentre il libro parla proprio dell'Immacolata Concezione. Probabilmente il volto che Bellini ha dato a San Benedetto è quello di un comandante di milizie che aveva combattuto vittorioso nella guerra contro i turchi, un certo Benedetto Pesaro. Impercettibili, ma comunque presenti nei lati oltre le colonne raffigurate e oltre i santi, ci sono due sottili strisce verticali dalle quali, come al solito, il Bellini fa intravedere un paesaggio, anche se qui è costretto dall'architettura a non farla, ma a non mostrarla con quelle ariosità che abbiamo visto precedentemente. La luce, la direzione della luce è dall'alto a sinistra, alla nostra sinistra. E la luce sembra che venga al di fuori come del dipinto. In realtà viene è la luce naturale che dovrebbe essere, e infatti illumina maggiormente i visi dei personaggi che sono più vicini all'osservatore, un po' meno quelli che sono più lontani, più indietro, illuminando poi in pieno viso proprio San Benedetto. E in ultimo, compositivamente, la Madonna con il bambino, che sono invece illuminati in maniera molto evidente, molto forte, tanto è che la colorazione del bimbo appare radiosa, molto luminosa, insieme ai due angeli posti alla base, sono inseriti compositivamente in una sorta di triangolo.